Sono Giorgio Pighi, sindaco di Modena. Bioarchitettura, domotica rappresentano in relazione al terremoto che ha colpito i nostri territori uno spazio di riflessione estremamente importante per una serie di motivi. Sviluppo sostenibile e qualità urbana sono comunque temi incalzanti per le città. Città che hanno subito la ferita del terremoto debbono affrontare questi temi in maniera organica e soprattutto in maniera concomitante con tanti altri nodi da sciogliere. Molte aziende come continuare la produzione, molti cittadini come continuare a rimanere nelle loro case. Penso che però sia un'occasione significativa perché è difficile pensare un contesto in cui assieme ci possano essere tante esperienze di bioarchitettura e di domotica. Per cui sono convinto che la scelta sia stata di grande interesse e potrà servire per dare spunti anche ad altre operazioni, naturalmente in circostanze meno incalzanti come quelle legate a un terremoto di cui vanno superati gli effetti, ma certamente importanti perché consentono di mettere assieme tanti profili di esperienza sul territorio, come risparmiare energia, come rendere le case più a misura di anziano, di handicap, di bambino, come risparmiare dal punto di vista energetico, come vivere in un contesto che garantisca meglio le condizioni di salute. Insomma, è un'esperienza significativa quella a cui questa settimana si accinge, soprattutto per i grandi contributi che potrà dare per la qualità urbana e lo sviluppo sostenibile. L'edificio in cui ci troviamo, la casa ecologica, nasce da una decisione del comune di Modena di piantare in questo luogo, che è nei pressi di quella che è stata per decenni la discarica del comune di Modena, un bosco realizzato esclusivamente con piante autoctone e con la il susseguirsi di essenze nella proporzione in cui si trovano naturalmente nel territorio. Il risultato comincia a essere interessante. Abbiamo lasciato un prato al cui interno abbiamo costruito questo luogo che è diventato la sede dell'Agenzia per l'Energia. Il tema dell'energia come bene da salvaguardare, bene da produrre con attività industriali compatibili ambientalmente, rappresenta una sfida importante per il futuro e pensare di realizzarlo in un bosco autoctono però piantato dall'uomo nei pressi di una discarica che si avvia al post mortem indubbiamente è una scelta che abbiamo ritenuto interessante anche come modello da esportare.